Allora, siamo qui con Giancarlo Marabotti, Slow Food. Lei ha trovato delle ricette ipoallergeniche che vanno bene con tutti senza privarsi del gusto della buona cucina, giusto? Esatto, sì, io ho visto che poverini già hanno l'allergia, se poi gli diamo da mangiare delle cose tristi, ho rivisitato le ricette, che poi sono le ricette delle nostre nonne, le ricette, io quando vedo i grandi cuochi in televisione che sono tutti supponenti, dico ma insomma non stiamo studiando il genoma, ma stiamo trasformando le ricette delle nostre nonne, quindi sì, io le ho prese, le ho rivisitate con l'aiuto delle dottoresse e abbiamo messo delle ricette dei nostri contadini, delle nostre nonne, e ho cercato di vedere tutti i prodotti del territorio, cioè le nostre aromatiche, le nostre verdure, il nostro pesce, quindi ho cercato di collegare, che è proprio la filosofia di Slow Food, il rapporto tra chi produce, tra il contadino e chi consuma, perché purtroppo il contadino, il pescatore, l'allevatore sono gli ultimi della fila, invece dovrebbero essere i primi, ecco questa... è la filosofia. Tra l'altro si è scoperto che la cucina ligure è particolarmente adatta a questo tipo di dieta, chiamiamola così, per chi è allergico. Certo, perché non è ricca di grassi, è semplice. E poi io, così chiacchierando un po' con le dottoresse, bisognerebbe mangiare le cose del territorio, non il chilometro zero, perché i nostri batteri sono vivono, noi viviamo qua insieme ai nostri batteri. I nostri batteri sono nel nostro intestino. Mi dicevano le dottoresse che ci sono più batteri che cellule del corpo, quindi se noi gli diamo da mangiare le cose che sono nel nostro territorio, con quei batteri, quelle cose, senz'altro avremo la salute e anche l'allergia penso che sia ridotta. Ecco. Un'altra cosa che posso dire, per esempio i celiaci che sono aumentati, perché ho scoperto che il frumento che usano adesso è ricco di glutine, cioè ha tre volte più glutine di quello di prima, perché l'hanno messo? Perché con più glutine le cose vengono meglio, lievitano meglio, però ha creato, c'è più proteine, però ha creato tutti questi problemi, ecco, quindi... Ultimamente sono aumentati gli allergici, i celiaci. Esatto, i celiaci sì, perché appunto per esempio la farina Manitoba benissimo perché fa lievitare i dolci, però c'ha tre volte più glutine. Cioè, il glutine l'aveva fatto la Buitoni una volta perché siccome è ricco di proteine, quindi quando il cibo era scarso, però adesso che non è così dovremmo. Però vabbè, insomma questo è. Quindi quando si va al supermercato a comprare è anche molto importante leggere le etichette per vedere che cosa contengono realmente gli alimenti. Ma soprattutto infatti questo nostro librettino, questa nostra cosa, è un inizio perché vorremmo proprio tutta la filiera, da chi produce, chi commercializza, chi trasforma e chi consuma, avere l'educazione dei cibi, perché se lei va a mangiare in un ristorante e non sa cosa c'è nel cibo, noi vorremmo, infatti sono tutti